Cordiali saluto amici di Help, oggi siamo a Salerno nella sede di Mentoring USA Italia, giochiamo in casa perché Mentoring cura appunto questo programma. Parleremo di dispersione scolastica, un fenomeno molto diffuso e preoccupante perché insomma alimenta le grosse piaghe sociali quali la microcriminalità, le tossicodipendenze, il bullismo. Ed è proprio di questo che parleremo perché approfondiremo il progetto Ferma il Bullo che stiamo sviluppando d'intesa col Comune di Salerno. Seguiteci. Sunrise, looks like morning in you. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise. Bene, iniziamo questa puntata. Sono con l'assessore Alfonso Buonaiuto, assessore al bilancio, che ringrazio per darci la possibilità di aprire questo spazio e renderlo fruibile alla comunità. Assessore Buonaiuto, il Comune di Salerno ha stretto un'intesa con Mentoring USA Italia, un'intesa che prevede una forte stretta di mano per come dire, sensibilizzare la comunità a questo fenomeno del bullismo e quindi per renderla partecipe. Sì, prima di tutto grazie a voi per l'opportunità che date a me in qualità di assessore a bilancio del Comune di Salerno e quindi dell'amministrazione De Luca, per quello che è un progetto che abbiamo dal primo momento condiviso e portato avanti. C'è questa convenzione che è stata stilata appunto con il sindaco di Salerno che prevede una serie di attività messe in campo appunto da Mentoring in collaborazione con il Comune per quelle che sono le nostre competenze. Noi crediamo molto in quello che è un'attività di politica sociale nella nostra città, al punto che stiamo impegnando una serie di risorse anche cospicue per quelle che sono attività di natura sociale, soprattutto per servizi rivolti alle persone. In alcuni casi non abbiamo competenze, però cerchiamo attraverso protocolli come questo con Mentoring di sopperire a quelle che sono delle attività che riteniamo importanti e strategiche. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quello che è il problema della dispersione scolastica, del bullismo all'interno delle scuole, soprattutto per quelle medie inferiori, e che sono anche sintomatiche di un disagio sociale. Probabilmente con attività come queste messe in campo con la vostra associazione noi riusciamo a quantomeno contenere e perché no anche a dare dei modelli educativi che sono fondamentali in una società che vuole crescere. Quindi in questo senso è stato importante sottoscrivere il protocollo e il Comune di Salerno ha accettato appieno appunto le attività messe all'interno di questo protocollo. Sì, è un fenomeno quello del bullismo purtroppo in forte crescita e quindi è alimentato un fenomeno ancora più ampio che la dispersione scolastica. Pensate che un ragazzo su tre, quindi parliamo della fascia dei ragazzi coinvolti nella scuola secondaria di primo grado e poi la percentuale ancora più allarmante per i ragazzi coinvolti nella secondaria di secondo grado, un ragazzo su tre subisce violenza psicologica, fisica, danni ai propri oggetti, quindi come dire è un fenomeno allarmante. Quando ci siamo incontrati anche col sindaco De Luca abbiamo preso consapevolezza che qualche cosa bisognava fare. Questo protocollo d'intesa è stato come dire il primo strumento che ha come dire consentito uno start-up a questa iniziativa. Sì, è proprio questa la logica. Io vorrei sottolineare come non dobbiamo demonizzare determinati comportamenti. Ognuno di noi è stato alunno, è stato ragazzo nelle scuole elementari, ci sono sempre stati i giochi, gli scherzi. Questa volta invece in questo periodo della vita, diciamo, con strumenti importanti e anche diabolici per certi versi, come possono essere tecnologie che vengono utilizzate sia come social network che appunto i telefonini cellulari, abbiamo delle vessazioni molto più imponenti rispetto a quelle che sono gli atteggiamenti dei ragazzi. E ovviamente ognuno di noi, ogni ragazzo, ogni padre di famiglia sa che il proprio figlio ha delle limitazioni, non ha la giusta maturità per poter affrontare e superare determinate azioni. Questo è uno dei problemi importanti che oggi ci poniamo. Lo stesso sindaco De Luca sottolineava proprio il danno e la pericolosità del social network, perché essenzialmente è una forma di violenza nuova, sconosciuta e più soprattutto a quelli più maturi, e che però lascia delle tracce, dei segni talmente forti e negativi che possono indurre in tragedie, come è capitato purtroppo in questi mesi, i cui protagonisti sono appunto dei ragazzi.
In questo contesto la filosofia proprio del progetto messo in campo da Mentoring e appoggiata, condivisa dal Comune di Salerno, tende soprattutto a sottolineare l'aspetto culturale, quindi quello che può essere una rete di solidarietà che dà un aiuto, un punto di riferimento, un sostegno a quei ragazzi che possono avere queste difficoltà, ma anche ai genitori che hanno all'interno della propria famiglia ragazzi che speriamo possano aprirsi e confessare quelle che sono le violenze che subiscono in scuola. Sì, questo è molto importante, Assessore, perché il bullismo scolastico, ma anche il cyberbullismo, appunto ne parlavo poco fa, merita attenzione dalle agenzie educative, dalle istituzioni, quindi dalla scuola, ma dalla famiglia. Questi ragazzi a volte sono isolati e non ne parlano con i genitori, a volte la famiglia non ha gli strumenti per poter aiutare e sostenere il ragazzo, oppure non percepisce la gravità. Ed ecco che questa operazione Ferma il Bullo vuole dare anche questo, una sensibilizzazione e una conoscenza maggiore del fenomeno alle famiglie soprattutto, ma all'intera comunità. Quasi la metà delle famiglie registra fenomeni di bullismo e di violenza nei confronti dei figli in ambito scolastico, è un dato drammatico. Allora noi dobbiamo lavorare per ripristinare il principio di autorità, cominciando alle famiglie, dove bisogna dire ai padri e alle madri che devono esercitare le loro funzioni educative fino in fondo, dalle scuole, dove a volte i docenti sono in condizione di vera e propria intimidazione da parte di giovani, di ragazzi, che costringono i docenti a non svolgere le loro funzioni. Andrea, sono tornata! Com'è andata a scuola oggi? Tesoro, perché non mi rispondi? Campagna sociale contro il bullismo, organizzata da Mentoring USA Italia Onlus. Entriamo proprio nel vivo della campagna sociale Ferma il Bullo. Lo facciamo con la dottoressa Lucia Giannattasio dall'area eventi e comunicazioni. Ricordiamo che questo è un fenomeno veramente in forte ascesa. Moltissimi sono gli episodi nelle scuole superiori e non solo, di ragazzi che sono vittima di azioni di bullismo, non soltanto verbale ma anche psicologica. E ovviamente il contesto dove si manifestano maggiormente questi disagi, ancora una volta, sono le scuole, con una ripercussione anche all'interno del clima familiare, no Lucia? Sì, la volontà di Mentoring, quindi di sostenere questa campagna Ferma il Bullo, nasce proprio dall'esigenza di questo fenomeno fortemente in ascesa. Un dato drammatico è che il bullismo sta interessando soprattutto le donne che vittime, ma allo stesso tempo sono anche protagoniste di un bullismo soprattutto psicologico. Eravamo abituati a un bullismo fisico, ma in realtà il bullismo psicologico produce molti più danni. Quello femminile è peggiore perché di fronte ad esso non ci sono armi con le quali combattere, è molto subdolo e si basa soprattutto sull'esclusione dal gruppo, sulla derisione, sulla denigrazione, e quindi è molto più sottile e anche molto più difficile da riconoscere. Come on in. Quali sono gli strumenti che sono stati pensati proprio per per realizzare questa campagna e quindi far conoscere alla comunità la nostra azione educativa? Degli strumenti molto semplici, dei salvadanai che i nostri volontari, Gaetano e i due Salvatore, hanno provveduto nel mese scorso a distribuire presso la maggior parte degli esercizi commerciali di Salerno. Ogni esercente che ha aderito alla nostra iniziativa ha esposto sulla propria vetrina questo adesivo dove è scritto: questo esercizio ferma il bullo. Quindi lì dove troverete questi adesivi saprete che all'interno, in genere in prossimità delle casse, ci sono dei salvadanai. Quindi invitiamo tutti i cittadini di Salerno e non solo, ma tutti coloro che in questo periodo natalizio affluiranno nella nostra città a fare un piccolo gesto.
un gesto che però per noi ha un significato importante, ma soprattutto ha un significato importante per i ragazzi e per le numerose famiglie che purtroppo vivono con i loro ragazzi questo disagio, che è appunto il bullismo. E c'è poi anche un altro prodotto, devo dire molto carino, che abbiamo qui su questo espositore. Che cosa sono, Lucia? Dei messaggi, no? In bottiglia? Sì, è un po' anacronistico pensare che nell'era di internet si possa scrivere, quindi ritornare con la penna e col foglio, scrivere un messaggio e immetterlo in una bottiglia. Ma proprio per questo invitiamo le persone a farlo, perché questo è un momento di riflessione e ci piacerebbe quindi che tutti potessero riflettere con noi e quindi inviare dei messaggi d'augurio, d'amicizia. Noi lo abbiamo fatto perché abbiamo inteso sostenere questa campagna e lo abbiamo fatto anche con degli elaborati di una scuola che nel corso degli anni insomma è stata protagonista con i nostri progetti mentoring. E un altro strumento della campagna Ferma il Bullo, Lucia, è la lotteria di beneficenza. Sì, una lotteria di beneficenza a premi, organizzata naturalmente da Mentoring e autorizzata dalle agenzie delle entrate. Infatti l'estrazione avverrà con un funzionario del comune e sarà possibile a qualsiasi cittadino accedere. Naturalmente si può consultare il nostro sito e quindi visionare in questo modo tutti i regolamenti, sia legati alla raccolta dei salvadanai con l'elenco degli esercenti che hanno esposto il nostro salvadanaio, sia il regolamento della lotteria. Quindi per maggiori informazioni vi invito a consultare il nostro sito www.mentoringusaitalia.org. Il costo del biglietto è di 3 euro e i premi in palio sono un Apple PC, un iPhone, un iPad e un televisore da 35 pollici. Vi invito tutti a sostenere questa nostra campagna, perché il bullismo è un fenomeno che riguarda e purtroppo tocca la maggior parte delle nostre famiglie, direttamente o indirettamente. Contribuiamo quindi tutti alla crescita di persone belle ma non bulle. Sono con la dirigente scolastica Annalisa Frigenti, dirigente dell'Istituto San Tommaso d'Aquino di Fratte Matierno, ma che raccoglie, come dire, un'area abbastanza ampia dove si fa educazione e dove ci si interessa della crescita dei ragazzi. Dirigente, Ferma il Bullo è un'azione diretta a raccogliere fondi, ma a realizzare alla fine dei programmi che possono aiutare, sostenere i ragazzi a rischio di dispersione scolastica. L'Istituto San Tommaso d'Aquino è la prima scuola in Italia che ha realizzato un programma mentoring, sono passati già 18 anni. È la prima scuola e continuerà ad essere una scuola che porterà avanti i programmi mentoring nei quali io, ma anche il corpo docente, crediamo tantissimo. Perché? Perché il mentoring con il rapporto uno a uno ci consente di far conoscere a psicologi, assistenti, questi ragazzi, soprattutto i ragazzi a rischio, e di supportarli nella loro crescita. Chiaramente il disagio scolastico è un sintomo di quello che poi può essere un fenomeno successivo di bullismo. Già dalla primaria noi inquadriamo delle situazioni a rischio, alla scuola media ancora di più. Il mentoring ci supporta in questa lotta, in questa conoscenza anche di quello che è il bullismo, che in questo momento è diventato cyberbullismo. Infatti abbiamo, insieme al mentoring ma anche insieme al telefono azzurro, una serie di progetti proprio finalizzati a far crescere meglio i nostri ragazzi, a fargli conoscere quali sono i rischi e nel caso di individuazione di alunni a rischio, supportarli nella loro crescita insieme al gruppo del mentoring, ma anche coinvolgendo le famiglie, perché è fondamentale questo, il coinvolgimento della famiglia insieme alla scuola nella crescita corretta, nella formazione corretta del bambino è fondamentale.
In un momento di crisi dirigente sappiamo che aumentano le piaghe sociali, sì, il bullismo, il cyberbullismo, la microcriminalità e tanto tanto altro. Quindi è ancora molto, è ancora più importante cementare, creare una rete, perché la famiglia insieme alla scuola, ma anche come dire, il ruolo dei media faccia consapevolmente un'azione che sia onesta più possibile, perché sappiamo quanto i messaggi non educativi passano anche attraverso i media, ma tutte le altre agenzie educative che possono dare un contributo alla scuola e alla famiglia, che sono le due più grandi agenzie educative. Ma infatti la mission, ma anche la vision della scuola San Tommaso d'Aquino è proprio questa, l'apertura al territorio. Sono ormai da 3 anni lì e quello che facciamo è la collaborazione con una serie di associazioni, anzi forse tutte le associazioni presenti sul territorio, ma anche il comune è sempre presente e ci supporta nelle attività. Quest'anno anche, perché c'era la legge 107 che lo prevedeva, io ho convocato una riunione, un briefing al comune di Salerno che mi ha ospitato insieme a tutte le associazioni del territorio, della zona di Fratte, di Materno, ma anche di Calenda, per capire quali fossero le necessità del territorio e su quelle stiamo agendo, abbiamo fatto il nostro piano di miglioramento. Ritornando a Fermo al Bullo, azioni come anche il protocollo d'intesa fatto col Comune di Salerno per sensibilizzare la comunità, per raccogliere fondi, sono molto molto importanti. Io so che le scuole, la sua scuola si attiva ogni anno per poter, come dire, creare la base necessaria perché le famiglie siano sempre più coinvolte e perché i ragazzi siano partecipi ad azioni che possano, come dire, sostenerli nella crescita e renderli chiaramente più sereni nel futuro. Sicuramente, su questo ci proviamo, perché chiaramente il contesto nel quale la scuola opera è un contesto difficile, per cui noi come scuola abbiamo fatto anche una scelta di non richiedere nemmeno al momento dell'iscrizione un minimo di contributo, proprio perché sono famiglie che vanno supportate. Chiaramente il supporto lo abbiamo da associazioni del territorio, quali il mentoring, ma anche tutte le altre. Abbiamo una serie di cooperative che collaborano con noi, abbiamo attivato lo sportello di consulenza psicologica sia per gli alunni che per i genitori. Cerchiamo, ci attrezziamo, a volte senza fondi, anzi quasi sempre senza fondi, perché i fondi non sono mai sufficienti per queste attività, e ci mettiamo alla ricerca di fondi che però nel nostro territorio in realtà sono pochi, per cui lavoriamo proprio grazie alla collaborazione vostra e di tante associazioni che volontariamente ci supportano. Salvatore, volontario attivo insieme a Salvatore e a Gaetano, insomma voi siete un po' la forza portante della nostra associazione, impegnati in questo particolare periodo per la campagna Fermo il Bullo. Sì, è stato un periodo particolarmente intenso nella distribuzione dei salvadanai, infatti ci siamo impegnati molto per cercare di distribuirne quanto più è possibile in modo abbastanza copioso nelle varie frazioni della città. E è stata una cosa molto, cioè farla è stata molto bella, infatti a parte entrare nell'associazione ci ha dato anche modo di scoprire più questo fenomeno del bullismo, che spesso è vero dall'esterno non viene recepito come un dramma, ma vederlo all'interno e facendo anche poi altre esperienze sempre con l'associazione, come il volontariato nelle scuole, diventare proprio dei veri e propri mentori, ti fa capire com'è davvero pericoloso un tale fenomeno, cosa può portare a, cioè un bambino, cosa può suscitare in un bambino una violenza, non tanto fisica ma quella psicologica. Salvatore, so che con Sergio Chinego, responsabile dell'area comunicazione di Mentoring US Italia e fundraising, avete un po' pianificato una seconda parte di attività, che è quella che vi vede impegnati in questi giorni, cioè un'attività di monitoraggio e controllo della predisposizione degli spazi. Sì, infatti adesso terminata il posizionamento dei salvadanai nei vari locali, ora ci tocca una fase
fase di sorveglianza degli stessi, facendo questo controllo periodico, fin quando poi non andremo a ritirare i salvadanai per aprire e cercare di aiutare questi ragazzi e quindi di portare avanti questi progetti dell'associazione, sperando in una raccolta abbastanza fruttuosa, quindi in una molta generosità da parte delle persone. E volevo anche cogliere l'occasione per invitare i ragazzi, anche meno ragazzi che ci ascoltano, che vogliono diventare volontari come noi, come me, Gaetano e Salvatore, che contattando l'associazione tramite il sito oppure tramite il numero telefonico, in modo che anche loro possano diventare volontari attivi e aiutarci proprio nelle varie attività che stiamo svolgendo. Andrea, sono tornata! Com'è andata a scuola oggi? Tesoro, perché non mi rispondi? Campagna sociale contro il bullismo, organizzata da Mentoring USA Italia Onlus. In uno dei tanti esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna Ferma il Bullo. Clorinda, intanto grazie del vostro contributo, insomma il salvadanaio è pronto, spero insomma i vostri clienti stiano dando il loro contributo, e per noi è molto importante la vostra presenza. Sì, lo stanno dando e noi li invogliamo sempre a cercare di contrastare questo fenomeno che purtroppo c'è. Ce la mettiamo tutta e invitiamo tutti i commercianti a aderire a questa iniziativa e sensibilizzare il pubblico in qualità di genitore e di commerciante, di collega. Grazie Clorinda. Grazie a voi. Bene, noi siamo in chiusura, cari amici da casa, sono di nuovo con l'assessore al bilancio del Comune di Salerno, il dottor Alfonso Bonaiuto, che ringrazio per questo intervento. Assessore, insomma, abbiamo dato un attimino una conoscenza maggiore di questo progetto Ferma il Bullo. Ricordiamo che ci sono possibilità attraverso di poter devolvere dei fondi attraverso i salvadanai, ma anche attraverso il conto corrente postale che vedete in sovraimpressione. L'obiettivo, assessore, e richiamiamo anche il protocollo d'intesa col Comune di Salerno, è quello di tradurre, questo lo vogliamo far passare bene agli amici a casa, tradurre questa raccolta fondi in iniziative, in interventi educativi concreti nelle scuole. Quindi il metodo one to one, il metodo mentoring a contrasto del bullismo ma della dispersione scolastica, che sarà applicato in alcune scuole della città di Salerno a beneficio dei ragazzi a rischio. Sì, questo è forse lo scopo principale della stesura del protocollo, perché ovviamente facendo passare una battuta, senza soldi non si cantano messe, nel senso che la raccolta dei fondi è fondamentale per poi mettere in pratica quelli che sono dei buoni principi, delle grandi esperienze, come mentoring ha dimostrato in questi anni col one to one, quindi sulla dispersione scolastica, ma anche sul recupero e direi sulla descrizione di un sistema culturale diverso, un po' più attinente ai tempi moderni e che possa essere di supporto anche alle famiglie salernitane in questo caso. Ecco, la raccolta dei fondi è fondamentale perché ci dà la possibilità di mettere in campo questo strumento che a sua volta potrà portare all'interno di una scuola o più scuole, noi speriamo appunto ad una raccolta e al buon cuore dei salernitani e delle istituzioni, dei soggetti insomma preposti a quelle che potrebbe essere il buon vivere civile per le prossime future generazioni, e possa dare la possibilità di mettere nei confronti di una scuola o più scuole, come dicevo prima, in campo un progetto importante e testare poi sul terreno, sulla capacità di ricezione dei ragazzi, oltre che della disponibilità delle famiglie, quello che può essere un modello culturale innovativo, e cioè cercare di far crescere all'interno di una comunità importante come quella della città di Salerno
un senso di appartenenza, un senso di, direi anche di fratellanza, insomma qualcosa che possa ritenersi chiunque, da un ragazzo più piccolo a un genitore, membro di una comunità, e avere nella comunità anche quelle risposte che possono essere le risposte ad un male sociale che subiscono dei ragazzi, nel caso appunto del bullismo, ma che, ripeto e insisto, sono anche sintomo probabilmente di un disagio di mala educazione, nel senso che a noi come genitori probabilmente rispetto a qualche anno fa abbiamo perso un po' il senso della educazione nei confronti delle gerarchie. Questo è importante sottolinearlo, perché a mio giudizio quando saltano questi modelli, queste gerarchie, è ovvio che ci troviamo davanti ad una babele di responsabilità, per cui i ragazzini si sentono anche in forza di poter fare e mettere in campo determinate azioni nei confronti dei più deboli. Ecco, noi dobbiamo ripristinare questa gerarchia, dobbiamo ripristinare i ruoli e far sì che il ragazzino capisca che il suo ruolo è quello di studente, ovviamente aggiornato ai tempi di oggi, ma deve anche avere il rispetto nelle persone, i suoi coetanei, e soprattutto deve avere rispetto per quello che è il sistema delle istituzioni. Con mentoring questo può essere messo in campo, con questo progetto può essere messo in campo con la collaborazione delle istituzioni, comune prima di tutto, il Comune di Salerno, ma il mio è un appello ovviamente anche agli altri organi, agli altri enti che possono dare un contributo fondamentale, enti locali o altre forme di associazioni, e ovviamente a quel punto sperare che i cittadini salernitani diano la dimostrazione di una grande comunità attenta a quelle che sono le problematiche delle future generazioni salernitane. Grazie Assessore Buonaiuto. Bene, sostenete Ferma il Bullo, e mi viene proprio da ringraziare tutti quegli esercizi commerciali che in questo momento ci sono vicini e l'intera comunità. Questo è un progetto che aiuta a sensibilizzare prima di tutto la comunità, la conoscenza è importante per affrontare i problemi, quindi la raccolta fondi è fondamentale per mettere in atto chiaramente azioni efficaci che possono certamente aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà e anche le loro famiglie. Bene, siamo proprio in chiusura, ringrazio Monica Ponigri, Lucia Giannattasio in redazione, gli altri collaboratori, e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Help. Un cordiale saluto da Sergio Ponti, ciao.